Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Creative Drums. Nel video di oggi vi voglio spiegare il metodo migliore per rendere efficace quello che suoniamo, quello che studiamo e quello che suoniamo, perché molto spesso il problema di noi batteristi è quello di studiare delle cose e poi non riuscire a metterle in pratica. Questo perché di base ci sono tre punti da tenere in considerazione. Oggi voglio parlare di questi tre punti. Prenderò come riferimento i rudimenti, perché secondo me sono la cosa migliore per riuscire in questa nostra impresa di oggi, ma non solo questo, perché c'è anche una sorpresa bella grande per tutti voi. Quindi mando la sigla e poi partiamo. Finalmente ve lo posso dire, oggi è uscito il mio nuovo corso Rudimenti Tecnica e Applicazioni, un corso totalmente dedicato allo studio della tecnica, dei rudimenti e dell'applicazione dei rudimenti sul drum set. Questo corso è un corso della durata di 10 ore, quindi è un video corso in cui all'interno trovate 10 ore di video, un ebook, cioè un PDF, praticamente un libro con tutte le trascrizioni dei video di quasi 100 pagine, saremo sulla novantina di pagine circa. Ci sono basi scaricabili, raga, è un corso con tantissima roba all'interno, tutta basata sulla questione tecnica e sulla questione dei rudimenti, che secondo me è la cosa primaria per un batterista, e soprattutto la questione dell'applicazione importantissima. Il corso è diviso in 7 capitoli, ogni capitolo va a trattare un argomento e principalmente una famiglia di rudimenti. Nel primo capitolo avremo la tecnica fondamentale, quindi partendo dalla base, dall'impugnatura a come andare a gestire il rimbalzo della bacchetta, il free stroke, eccetera. Capitolo 2, i colpi singoli senza accenti, quindi andremo principalmente a vedere i colpi singoli, i rough a 3, a 4, a 5, cioè i rudimenti con i colpi singoli, e ovviamente andremo ad applicarli. Tutti i rudimenti vengono applicati. Nel capitolo 3 andiamo a vedere i colpi singoli con gli accenti, andando a vedere la tecnica Müller, andando a suonare delle note accentate e delle note ghost, sempre a singoli. Nel capitolo 4 andiamo a vedere i doppi colpi, quindi tecnica push and pull e via di rulli, rulla 5, rulla 6, rulla 7, rulli doppi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutti i rudimenti con i rulli e le applicazioni, ovviamente sempre di questi rudimenti. Capitolo 5 andiamo a vedere il multiple bounce roll, che molti di voi probabilmente conosceranno come press roll, e il triple stroke roll, cioè il rullo a colpi tripli, quindi qui bisogna avere dei polsi belli potenti. Capitolo 6 e vai, tutto dedicato ai paradiddle, che a me piacciono tantissimo, e lì dentro ho cercato di mettere tutto quello che sapevo sui paradiddle. E infine capitolo 7, flam e drag, quindi andremo a vedere i flam, i rudimenti con i flam, quindi flam accent, switch army triplets, triplets, andremo a vedere i flat flam e infine i drag. Quindi ragazzi, in questo corso veramente c'è tantissima roba. Il corso è in sconto lancio fino al 9 luglio alle 23.55, quindi praticamente fino a domenica. È uno sconto abbastanza corposo per il lancio, quindi vi consiglio di andare qui sotto in descrizione, cliccare sul link relativo al corso e darci un'occhiata, così lì avete un po' più di info, avete il video esplicativo, potete richiedere materiali gratuiti, eccetera. Ok, vi ho spiegato come funziona il corso. La domanda che vi starete facendo è: cosa c'entra questo video col corso, cioè i rudimenti, ok? Ma i tre punti fondamentali che vi ho detto prima non ve li ho ancora spiegati. Perché i tre punti fondamentali sono la tecnica che serve per suonare un certo rudimento o una certa cosa, qualsiasi cosa andiamo a suonare, il rudimento stesso, quindi il rudimento suonato su pad, suonato su rullante, e l'applicazione. Questi sono i tre punti fondamentali per rendere qualcosa efficace. Perché se saltiamo uno di questi tre punti, per questo io ho fatto il mio corso basato in questo modo, tecnica, rudimenti, applicazioni, perché noi prima dobbiamo studiare la tecnica per poter suonare i rudimenti in maniera potente, in maniera efficace e anche in maniera veloce, poi nel momento in cui andiamo su con la tecnica, e la cosa importante per poi poterli suonare con i nostri amici, per poterli suonare su una canzone, per poterli suonare in generale, ma per poterli suonare musicali, non da esercizietto, è l'applicazione. L'applicazione è fondamentale. Quindi nel video di oggi voglio andare a spiegarvi, a farvi degli esempi di come da una ritmica possiamo studiare dei rudimenti e li possiamo applicare sulla batteria in maniera efficace.
Quindi partiamo dalla ritmica, dalla nostra ritmica di base, la nostra ritmica scadna. La nostra ritmica di base oggi sarà questa qua. 3, 4... Quindi questo è quello che andremo a suonare e poi andremo a condire con i rudimenti. Pensando ai tre punti fondamentali che vi ho detto prima, se pensiamo alla tecnica di base, qui non servono tecniche particolari, non servono tecniche strane come poi andremo a vedere dopo per gli altri rudimenti, ma di base serve avere comunque, questo sempre, una buona impugnatura e un buon controllo di quello che andiamo a suonare. Perché se facciamo fare questa ritmica a uno che ha appena cominciato a suonare la batteria o uno che suona già la batteria da tempo, la batteria suona proprio diverso. Quindi dobbiamo avere l'impugnatura giusta, saper dosare la potenza per far sì che la nostra batteria suoni bene, soprattutto nel momento in cui, vabbè, il punto 2 dei rudimenti lo lasciamo stare perché questi non sono ancora rudimenti ma sono colpi presi singolarmente, ma il punto 3 delle applicazioni già in questo caso volendo le possiamo fare, ad esempio. E pensate anche in questi casi, anche se vi sembra super semplice, pensate in modo musicale. Questo non lo suonerete mai in una canzone, quindi pensate già in modo musicale. Adesso andiamo però allo step 1, diciamo, dato che qua eravamo alla step 0, e andiamo a inserire i colpi singoli. Quindi in questo caso io posso andare a inserire dei raff a 5. Il raff a 5 è un insieme di colpi singoli composto da 5 colpi, che può essere suonato sia di destra sia di sinistra. Qui allora, prima parte. Tecnica, che tecniche servono? Serve sicuramente la tecnica dei polsi, l'impugnatura ormai la diamo come assodata perché è importante avere l'impugnatura buona sempre, tecnica dei polsi e soprattutto free stroke, cioè la tecnica quella per avere il controllo del rimbalzo, perché a certe velocità dobbiamo poter gestire bene il rimbalzo. Quindi le tecniche principalmente sono queste due. Andando a pensare proprio al rudimento che faremo in questo caso, sarà questo rullo a 5 con l'aggiunta degli accenti, perché noi abbiamo degli accenti da seguire, che gli accenti sono dati dalla ritmica di prima. E in questo caso noi dovremo andare a seguire questi accenti, quindi suonare sempre questi accenti, aggiungendo delle ghost in mezzo. Quindi guardate quello che viene fuori. Cosa ho fatto? Ho fatto due volte questo. E un'altra volta. E che cos'è questo? Sono due raff a 5. Ta 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 ta. Ma suonati con gli accenti, perché due raff a 5 normali senza accenti sarebbero così. Con gli accenti in questo caso sono, e poi un colpo finale che lasciamo lì da solo. Questo, diciamo, è il rudimento. In realtà, per quanto riguarda gli accenti, se vogliamo parlare di tecnica per quanto riguarda gli accenti, che alla fine nel corso è trattato nel capitolo 3, in cui si parla di singoli con accenti, proprio questa parte qua, dobbiamo stare attenti anche alla tecnica Müller. La tecnica Müller è quella che ci permette di preparare i colpi. Quindi mi vedrete che nel momento in cui andrò a suonare gli accenti non farò questo, stando fermissimo con i miei gomiti, ma farò questo.
Questa è la tecnica Müller che mi permette di preparare i colpi e anche la tecnica Müller ovviamente è una delle tecniche spiegate all'interno del corso Rudimenti Tecniche Applicazioni. Parlando di applicazioni, qui possiamo decidere di fare applicazioni più meccaniche, come ad esempio spostare gli accenti con la mano destra sul timpano e gli accenti con la mano sinistra sul mio tom, quindi... E in realtà non è male. Ma poi successivamente la cosa da fare sarà quella di spostarsi in modo organico sul set. E come potete vedere, già in questo caso noi abbiamo creato dei fill utilizzabilissimi. Dipende sempre da come i rudimenti vengono suonati. Pensate all'inizio del rullo a 5. Da questo abbiamo creato il fill che avete appena sentito. Andiamo a uno step successivo, andiamo ai doppi colpi. Quindi qui facciamo entrare dentro un altro rudimento che è il rullo a 6. Il rullo a 6 è questo qua, partiamo dal rudimento, ve lo faccio sentire e poi vi spiego la tecnica da utilizzare. Questo qui è il rullo a 6, quindi accento, doppia ghost, accento, che poi si ripete. Qui di base le tecniche da utilizzare sono due. Una la conosciamo già, nel senso ne abbiamo già parlato prima, ed è la Müller technique, cioè la tecnica Müller, e l'altra è la tecnica push and pull. La tecnica push and pull che è quella tecnica che ci permette di andare più veloce con i doppi colpi, cioè ci permette di fare questo. Senza la tecnica push and pull non possiamo suonare dei colpi doppi velocissimi, ma nel momento in cui la impariamo i doppi colpi ci vanno a bomba e riusciamo ad andare molto più veloce con i colpi doppi rispetto ai colpi singoli. Questa è una cosa che tanti non sanno, pensano che con i colpi doppi si vada più piano, in realtà si riesce ad andare molto più veloce. Come inseriamo il nostro rullo a 6 all'interno di quella ritmica che abbiamo fatto prima? In questo modo. Partiamo dalla ritmica principale. Col rullo a 6. Che cosa ho fatto? Come per il rullo a 5 ho fatto due volte il rullo a 6 in cui facevo questa cosa qui e mi fermavo con l'accento di mano forte e poi rifacevo da capo. Quindi. E poi il mio solito colpo finale. Quindi il suo rullante viene. Facciamo applicazione meccanica con tom e timpano? Vedete che le possibilità sono veramente, veramente tante e in questo caso cambia completamente rispetto a prima. Abbiamo già tre possibilità di farle, solo ritmica, raffa 5, rullo a 6. Andiamo avanti, vogliamo fare ancora uno step dopo? Andiamo a infilare i diddle. I diddle, i paradiddle, sono inseriti all'interno del corso nel capitolo 6 in cui vi faccio vedere tutte le possibilità dei paradiddle, perché poi uno pensa ai paradiddle come... o magari con l'accento sull'1.
e basta, ma in realtà i paradiddle ci permettono di suonare tantissime ritmiche diverse e poterci spostare sulla batteria in tantissimi modi diversi. Andiamo a riprendere la nostra ritmica iniziale. Andiamo a fare un paradiddle con i diddle un po' spostati. Prima ve lo suono. Una cosa figa dei paradiddle è che non dobbiamo per forza fare paradiddle, singolo, singolo, doppio, doppio, ma possiamo fare anche, ad esempio in questo caso, radiddle pa. Vedete, il doppio colpo è su secondo e terzo colpo dei quattro sedicesimi. Magari se prendo il bordo, il rimshot giusto, non sarebbe male. Quindi radiddle pa, come vi ho fatto vedere adesso, poi faccio un accento, una ghost e ripeto la stessa cosa ma partendo di sinistra, quindi. Questo non è l'utilizzo dei paradiddle? Assolutamente sì, sembrano paradiddle a vederli, assolutamente no, ma perché si possono creare cose diverse dal solito con i rudimenti. Quindi in questo caso i paradiddle sono tra i miei preferiti, infatti nel corso c'è una grossa parte dedicata ai paradiddle perché ci permettono di creare tantissime cose. Per quanto riguarda i paradiddle, le tecniche più o meno sono in realtà, poi andando avanti nel corso, le tecniche sono sempre quelle, quindi Müller, e per quanto riguarda i doppi colpi, se li vogliamo far veloci, la push and pull. In questo caso appunto il nostro feel diventa... Ovviamente adesso vi sto un po' improvvisando la questione delle applicazioni, perché il discorso è lungo, quindi è un discorso che appunto faccio bene all'interno del corso, e la cosa che potete vedere è che pian pianino poi all'interno dei rudimenti e man mano che si imparano sempre più rudimenti e soprattutto si imparano le tecniche e le applicazioni su batterie dei rudimenti, si ha poi la possibilità di intrecciare, questa è poi la cosa bella, intrecciare i rudimenti insieme, perché magari posso andare a creare dei film magari basati sempre su questa ritmica, perché oggi voglio intendere questa ritmica, in cui vado a raddoppiare alcuni colpi e alcuni colpi no. Quindi vedete, in questo caso ho utilizzato sia dei paradiddle, sia dei doppi colpi, sia dei colpi singoli, sia degli accenti, un po' tutto quanto, però appunto pian pianino che si va avanti si arriva sempre di più a poter suonare liberamente e neanche più pensando che sono rudimenti, quindi pensando principalmente alla musicalità. Questa è la cosa bella dei rudimenti, che se applicati bene ci danno un sacco di musicalità, a tutto quello che suoniamo. Quindi questi erano solamente alcune possibilità, anzi una minima parte di possibilità di quello che possiamo fare con i rudimenti. Oggi ho voluto prendervi alcuni rudimenti tipo il Rafa 5, il Rullo a 6, i doppi colpi, i colpi singoli, gli accenti, e spiegarvi un po' come funziona il percorso e farvi capire qual è il percorso giusto da fare se si vogliono imparare bene i rudimenti. Ricordatevi che il metodo migliore per fare i rudimenti e per crearsi un proprio vocabolario, una propria musicalità su questo strumento è studiare bene le tecniche necessarie, come vi ho detto, Müller, push and pull, free stroke, eccetera, andare a studiare i rudimenti su pad, su rullante, ma studiarli proprio per una questione di conoscitiva e una questione tecnica, e poi andarli assolutamente a applicare alla batteria.
come ho fatto adesso, ma ci sono veramente tantissimi modi di applicare questi rudimenti. Solo così potrete usufruire veramente dei rudimenti. Altrimenti, se non li studiamo in questo modo, con questo iter, i rudimenti, sì, li saprete fare e direte so fare il paradiddle, so fare questo, so fare quell'altro. Ma una volta che si va sulla batteria, come facciamo poi ad utilizzarli veramente? Quindi, ragazzi, il video finisce qua. Spero vi sia piaciuto, spero abbiate capito quali sono state le differenze partendo dall'inizio e arrivando fino ai paradiddle, passando dai colpi singoli, passando dai colpi doppi, eccetera. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piace l'idea del nuovo corso Rudimenti Tecnica Applicazioni che è uscito oggi. Io vi ricordo che se avete qualsiasi tipo di domanda mi potete scrivere nei commenti, mi potete scrivere per mail, mi potete scrivere su Instagram, dove volete. Vi ricordo che il corso è in sconto lancio solamente fino al 9 luglio alle 23:55, dico sempre 9 luglio, ma sarebbe più semplice dire domenica, questa domenica. Quindi affrettatevi perché il tempo non è tanto, ma lo sconto in realtà, come vi ho detto anche all'inizio del video, è bello corposo, quindi trovate tutti i link che vi servono per accedere al corso, per avere tutte le informazioni, eccetera. Con questo, ragazzi, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!